Io ho visto che sono stati erogati più fondi adesso per la disoccupazione giovanile, ma mi chiedo una cosa: è, è stata chiesta l'austerità da parte dell'Europa e l'austerità ha portato a più tasse, più tasse hanno fatto sì che ci fosse maggior disoccupazione e quindi adesso l'Europa, che è quella che ha creato la disoccupazione, dà dei soldi pochi, a dire la verità perché sembra quasi una spirina che cerca di. Curare un malato terminale per la disoccupazione giovanile. Non è il caso che magari togliamo un po' d'Europa e facciamo respirare un po' più i Paesi e gli Stati membri, facciamo in modo che ci sia un po' meno tassazione, in modo così veramente di fare in modo che le aziende riprendano la loro capacità produttiva e così si riprenda anche l'occupazione? Beh, devo dire intanto che sono abbastanza incuriosito del fatto che qualcuno si sia sorpreso che gli Stati Uniti ci spiassero come se fosse una novità, ma devo. Anche dirvi che non so se lo sapete che in una delle regioni italiane del nord, la Lombardia, si fanno più intercettazioni che in tutti gli Stati Uniti. Quindi dovremmo guardare anche i problemi di libertà e di privacy che ci sono all'interno degli Stati membri prima di andare a guardare quelli di oltre Atlantico.